Ormai facciamo la faccia di matta all'inizio. Porta bene, dicono. Allora, ragazzi, avete letto il titolo, no? E ormai ci siamo, è imminente, è imminente. Non so se anche oggi arriviamo all'ora di pranzo, ma siamo lì perché dimenticatevi l'Inter, cambiate squadra, cominciate a fare il tifo per una squadra diversa. E che ne so, scegliete il Lecce, passate tutti a Lecce, tutti i tifosi del Lecce da domani, perché non so davvero se l'Inter arriverà domani. E io purtroppo di questa gente mi fido, quando parlano loro si avvera tutto, tutto, avete visto, no? Ogni cosa che hanno detto si è avverata. E l'Inter doveva, come loro ci avevano anticipato, no? Loro sono i vari Matt, Peter Pan, non vi fidate di loro. Dico, la faccia, no? Non hanno una faccia di quelle proprio, dici, ma io di te mi fido, mi fido, mi fido subito, appena ti guardo mi fido. Avevano detto che con Oaktree l'Inter avrebbe cominciato a vendere tutti i giocatori, tutti gli assi, tutti i big. E così è successo, ragazzi. Lautaro se n'è andato, svenduto proprio, 2000 lire. E Calhanoglu se n'è andato, Barella se n'è andato. Nessuno ha voluto rinnovare. L'Inter non ha intenzione di comprare nessuno, l'hanno detto loro, l'Inter non comprerà nessuno perché non ci sono soldi, Oaktree soldi non ne caccerà. E così sta succedendo, ragazzi, così sta succedendo. E gli sponsor, ragazzi. Peter Pan aveva detto che gli sponsor scapperanno dall'Inter. E sarebbero scappati tutti gli sponsor e nessuno avrebbe bussato alla porta dell'Inter per proporsi come sponsor. Oppure, se l'Inter avesse bussato alla porta di qualche sponsor, nessuno avrebbe aperto. Ragazzi, cioè, che cosa vogliamo dire? Che cosa vogliamo dire? Le hanno prese tutte, le hanno prese tutte. L'anno prossimo l'Inter non si iscriverà al campionato perché non può iscriversi. E non può iscriversi perché non c'è liquidità, no? E quindi niente, ragazzi, dobbiamo sottometterci perché purtroppo hanno previsto tutto e tutto sta andando secondo previsione. Tutto sta andando secondo previsione. Paura! Avete letto il titolo? Invece no, ho messo il titolo alla Peter Pan oggi, alla Matt. Fallimento, fallimento vicino. Ragazzi, io adesso vi spiego una cosa, no? Sapete qual è stata la botta finale per loro? Cioè, nel senso, no? Loro hanno sempre fatto 2, 3, 4 video al giorno, no? Sull'Inter. E lo facevano credendoci, no? Alle cose che dicevano, magari. Cioè, io sono sicuro che ci credevano pure. Poi che è successo? Indovinate qual è stata la cosa che li ha fatti ritornare sulla terra? E ha fatto sì che nei loro video ci mettessero ancora più odio, no? Non sapete qual è stata? Ve lo dico io. È stato il 20 maggio. Il 20 maggio questi non ne hanno capito più niente, perché loro il 20 maggio pensavano che con l'entrata di Oaktree per l'Inter tutte le cose belle sarebbero finite, tutti i sogni si sarebbero infranti proprio contro un muro e tutti i soldi sarebbero spariti, tutti gli investimenti si andavano a fare friggere, tutti gli sponsor sarebbero scappati. Ora che cosa è successo? Che il 20 maggio arriva Oaktree e promette investimenti, vuole che l'Inter continui il percorso che ha iniziato con Zhang. Vuole una continuità, proprio sul campo parlo adesso, una continuità di vittorie. Cioè vuole un Inter carro armato, no? Come quello dell'anno scorso, dove pum 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 schiaffi a tutti, schiaffi alle squadre di questi ebeti. E niente, oggi vedevo qualche video, no? Perché sapete, se non guardo i video poi non so, no? Qual è l'argomento del giorno trattato da questi? E l'argomento del giorno di oggi, sapete qual è, ragazzi? Ma da tutti è Vessicchio, il bandito, gli altri due ebeti.
Il presidente, la critica al presidente, all'elezione del presidente della Covisoc, che è un certo Tommaso Miele. Io dicevo, mo, ditemi che è interista pure questo, dai, forza. Invece no, ragazzi, questo non va bene, sapete perché? Perché nel 2018 è stato indagato, e all'epoca era presidente della Corte dei Conti di Milano, è stato indagato per degli ammanchi ad una università. Indagato, è stato solo indagato, non è stato condannato, è stato indagato. Quindi, da chi è potuta scaturire l'idea di mettere uno indagato per degli ammanchi? Sicuramente è stato Marotta, sicuramente, sicuramente è stato Marotta. Ma guardate, vi dico una cosa, ieri sera, stanotte alle 4 stavo tornando a casa, avevo la macchina parcheggiata a Gallipoli e non mi stava partendo la macchina. Anche a me, in quel momento, anche io in quel momento ho cominciato a pensare, questa sicuramente è opera di Marotta, non mi sta facendo partire la macchina. Poi fortunatamente è partita e mi sono ricreduto. Quindi ragazzi, che è successo? È successo che dal 20 maggio ha rinnovato Lautaro, ci sarà l'annuncio a breve, Barella. E l'Inter non vende i big, è arrivato Qatar Airways come sponsor, ma sponsor come secondario, 5 milioni all'anno solamente per mettere il logo sulle magliette di allenamento. Quindi quando l'Inter si allenerà avrà questa tenuta di allenamento, cioè solo negli allenamenti, diciamo 5 milioni all'anno. Queste cose loro non se l'aspettavano, non se l'aspettavano. E allora da qui che è successo? Che è nato un clima di odio ancora maggiore. E adesso i vari Vessicchio, Matt, Peter Pan, sì, io continuerò a segnalare tutto. Se ci saranno dei video infami, io continuerò a mandarli sulla mail dell'Inter. Poi che vogliono fare, fare. Ma prendiamo da ridere, ragazzi. Il 20 maggio li abbiamo rotto, non li abbiamo, non, noi non abbiamo fatto niente. L'Inter il 20 maggio gli ha dato proprio una, che ne so, una botta nel sedere proprio, no? E ha detto: ma spostatevi proprio voi e le stronzate che state raccontando da mesi, levatevi proprio. Vi ricordate il countdown? Meno 20, meno 19, meno 18. Ecco. È finito tutto. Dal 20 maggio questi sono morti. È gente che è morta, ma ancora non se n'è accorta. Nessuno gliel'ha detto, vedi che sei morto. Nessuno gliel'ha detto, però hanno visto, no? Prima del 20 maggio, che grazie a quei video facevano 10.000, 15.000 visualizzazioni. E praticamente chi dice stronzate fa tutte quelle visualizzazioni. Chi invece vi dice di stare tranquilli, calmi, di non dare retta, anzi di mettervi a ridere quando sentite le minchiate che dicono quelli, ne fa la metà della metà. E io penso anche al Romagnolo, no? Poverino. E io sto iniziando a guardarmi i video del Romagnolo da un po' di tempo, da quando me l'ha fatto conoscere Joe Bensinello, e a me piace molto. E vedere che un bandito, quindi non parlo di me, parlo proprio di lui, che un bandito o un Peter Pan facciano 5-6 volte i numeri del Romagnolo, che fa davvero ridere. A me, cioè, ma ridere in positivo, non in negativo. Gli altri mi fanno ridere in negativo. Il Romagnolo è proprio simpatico. A me dà fastidio perché gli interisti si concentrano più a dare spazio a loro, a quei magheggiatori, che a dare spazio a gente che merita, come il Romagnolo, perché sinceramente a me il Romagnolo è simpaticissimo e i suoi video sono davvero di qualità, perché ci mette tanta ironia, ma quell'ironia intelligente, intelligente. Ciao ragazzi.